Francesca, di due gruppi sportivi militari diversi, sì, ma compagni di squadra comunque, perché cavanno comunque della Rarinante Savona. Deidda ieri sulla sinistra dell'inquadratura ha vinto quella bella medaglia d'argento nella finale del solo, dietro Beatrice Callegari e Linda Cerruti, e Domiziana Cavanna, ovviamente la compagna. Come dicevi tu, rappresentano l'altro corpo militare, le Fiamme Oro, terze dopo le qualifiche, quarte agli invernali, invertite se volete rispetto alla coppia che abbiamo appena visto di Camillo Murru, che erano quarte dopo le qualifiche ed erano terze agli invernali. E loro, come caratteristica, oltre ad essere atlete di grande valore dal punto di vista tecnico, hanno una grande facilità nella rotazione, riescono a ruotare velocemente con grande controllo. Da Billie Eilish e Bad Guy, il titolo di questo brano. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy, duh. Interessantissima tra questi doppi che abbiamo appena detto, la passata stagione invernale a Riccione di quest'anno l'aveva avuto la meglio la coppia di Camillo Murru, di pochissimo rispetto appunto alla coppia di sì, c'era una differenza di 0,66, sì, però hanno fatto la differenza a conquistare una medaglia alla quarta posizione. Qui la partenza è invertita, adesso vedremo in finale. E gli angoli. Anche loro, come le compagne di nazionale Costanza Di Camillo, erano nella squadra che l'anno scorso ha vinto la medaglia d'argento. Riconoscete Mariangela Perrupato, la nostra campionessa, che ha chiuso la carriera con le belle medaglie nel duo misto, l'argento di due edizioni consecutive con Giorgio Minisini. E sulla sinistra c'era Roberto Bonanni, che è delle Fiamme Oro, ovviamente, responsabile del settore acqua. E brava e bella routine, fanno gara Di Camillo e Murru. Si scontrano a suon di centesimi, perché anche l'ingresso qui in finale veramente era pochissima la differenza. 0,13. L'anno nell'invernale il risultato era invertito, almeno per quanto riguarda le eliminatorie. Le coppie erano invertite sempre di pochissimo. Qua adesso nella finale non saprei dove collocarle, se davanti o dietro dei e Cavanna rispetto di Camillo e Murru, sinceramente. Il doppio di, secondo me, il doppio di Camillo Murru è stato un pochino più di impatto a livello emotivo nella presentazione, però sono davvero. Guarda, mantengono la prevalenza, vanno in testa 26 e 3 prendono lo stesso punteggio di Camillo e Murru per quanto riguarda l'esecuzione.